Al via questa mattina la maturità 2019, la prima prova come ogni anno riguarda il tema di italiano, tra le tracce grandi nomi come Ungaretti, Sciascia e Stajano. Sono stati arrestati due giovani di Cassino di 34 e 31 anni per detenzione e spaccio di droga. I finanzieri li hanno trovati in possesso di grandi quantità di hashish, cocaina e marijuana. Revocata la sospensiva al sindaco di Cervaro, Angelo D'Alesio, accusato di corruzione e turbativa d'asta. Una decisione presa dal prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli, che revoca di fatto il provvedimento preso nei giorni successivi all'arresto del primo cittadino. Il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, è critico sulla possibile autorizzazione della Regione Lazio per la riaccensione dell'inceneritore di pneumatici. Ad Anagni c'è stata la presentazione dei due tomi scritti da Cerno, Cecilia e Gianmaria dal titolo Il Palazzo Comunale. Il teatro studio di Valerio Germani di Frosinone ha trionfato a Ferrara portando a casa diversi premi, un successo per i giovani studenti che hanno ottenuto il primo premio. Alessandro Nesta questa mattina ha fatto la sua presentazione ufficiale alla stampa a Ciociara. Farsi amare dai giocatori e creare entusiasmo, dice il neo allenatore, è fondamentale. Anche per oggi è tutto con il Light TG, grazie per essere stati con noi. Per tutti gli aggiornamenti scarica la nostra app.